Bella a tutti ragazzi e bentornati su Pokémon Soul Silver! Era tipo da un secolo che non continuavo questo gioco. Per farla breve, questo qui è il gioco che praticamente voi avete selezionato nel sondaggio che vi avevo proposto. E niente, per i nuovi arrivati che sicuramente non sapranno la guida che avevo sospeso appunto su questo gioco, potranno comunque facilmente trovarla nei vecchi video. Questa qui penso sia la 15ª parte, non ricordo bene. Se per questo non ricordo bene nemmeno il mio team, quindi andiamola a vedere subito. Adesso devo entrare nell'ottica di Yoto e Kanto. Mamma mia, che back pazzesco. Oh, qui lava al 35. Oh, 36 si evolve, no? Che botta di culo. Ampharos al 34, Pidgeotto al 24, Stario al 20, Geodude del 17, che non penso mi serva a qualcosa, ma mi serve soltanto per forza e spaccarocce, esattamente. E Rattata, che l'avevo utilizzato nella scorsa parte per taglio. Ok. Quindi niente. Ci restava da battere il capo palestra. Hai già visto l'uomo col mantello nero? Ecco, lui sostiene... Ah, dobbiamo andare al lago di Mogania. Mogania? Che cazzo sto di... Mogania? Sì. Boh, comunque. Percorso 43. Dobbiamo battere questi allenatori. Posso fare tante cose con i Pokémon, mi diverto un sacco. Ah, beato te. Beato te, sei maschio. Sandshrew. Quindi nada. Meglio cambiare. Sì, mettiamo Stario. Che poi Stario faceva parte del mio team. Sì. Lo lascio nel mio team. Uso Surf. Gli unici due che devo togliere sono Geodude e Rattata, perché praticamente non c'entrano un cazzo con il mio team. Dovevo ancora formarmene uno, quindi non chiedetemi per favore giù nei commenti che team ti formerai, perché non ne ho la più pallida idea momentaneamente, quindi boh. Sandslash, nope. Continuiamo con Stario. Mamma mia, che sollievo registrare di nuovo sull'emulatore. Vi giuro che col 3DS Capture è un casino. Mamma mia, 7 ore di rendering. Ma stiamo scherzando? Sono diventato scemo per fare Pokémon XY. Beh, comunque ci aspettano ancora le Wi-Fi Battle, quindi ne abbiamo da vendere. Poi Sonic Lost World, eccetera, eccetera. Aspettatevi tanti altri video. Ci divertiremo un sacco in questo nuovo 2014. Allora, lava sbuffo su Clefairy. Premetto che comunque questi video dureranno per un bel po', non so, 25 minuti, mezz'ora il massimo. Però deve essere raro, non lo so. Siamo tipo a 4 minuti, boh, non ha importanza tutto ciò. Lottiamo con questa gente. Mette in campo Nidorina. Uè, bella. Ruota fuoco. Via Nidorina. Grande, veleno puntura. Ci avvelena. Quindi moriamo avvelenati. No, scherzo. Prossimo Nidorino. Cerco di farti fuori con ruota fuoco. Grande. Resisti, eh. Paxerello. Bella. Via Nidorino. Dai, voglio il livello 36 per qui lava. Voglio Typhlosion. Tutti vogliono il mio numero. Sono sexy, vero? Attiro troppa gente, lo so. Cazzo, abbiamo adesso qui lava che sta per morirci. Non ho niente. Tutto ciò è molto fantastico. No, aspettate un attimo, ho una cura totale.
Ok. Va bene, possiamo andare avanti? Aspetta un attimo, da questa parte c'era una Pokéball. Esatto. Troviamo, troviamo. Un Ether Max! Siamo ricchi, siamo ricchi. Proprio ricchi. Ricchi. Adoro i Pokémon. È per questo che ho iniziato e continuerò a collezionarle. Ah, capisco. Grande. Lio Pokéfanatico, mette in campo Slowbro. Attacco rapido. Togli un cazzo. Cazzo faccio? No, non di nuovo. Usiamo comete. Ok. Slowbro usa ruggito. Ruggito. Di nuovo comete. Grande, via Slowbro. Dai, dai, livello 36. Ma vieni. Dai, Typhlosion, voglio te. Grande, cosa? Qui lava si sta evolvendo. What the fuck? You are serious? Grande, eccolo qui. Grande, Typhlosion. Adesso spaccherò i culi a tutti, motherfucker. Grande. Eh? Si direbbe che Typhlosion tenga qualcosa. Vuoi prenderlo? Oh, grazie. Cosa tieni? Cosa tieni? Lo difende con unghie e denti e non vuole cedere. Ma che bastardo. Questo è solo il ringrazio, eh. Comunque. Senti questa. Quel tipo con i capelli rossi ha ridicolizzato i miei Pokémon. Accidenti, eppure sono fortissimi. Ah, se lo dici te. Voglio proprio vedere. Decimo Pokéfanatico. Io conosco undicesimo, e tuo fratello per caso? Ho detto una stronzata, ok. Ruota a fuoco su Nidoking, via, KO. Grande. Sei proprio un mito. Ok, da questa parte ci aspetta il lago d'ira, se non sbaglio, sì, a nord. Mogani a sud. Lago d'ira. Adesso incontreremo il Gyarados Red. Casa del guru pescatore, ci dovrebbe affidare il... non il superamo, penso l'amo buono. Il lago d'ira è un cratere creato da alcuni Gyarados furiosi. Poi il cratere si riempì d'acqua e si formò il lago. È una storia che si tramanda di generazione in generazioni. Un tempo vi si potevano pescare i Magikarp, ma adesso non ci capisco cosa stia accadendo. Perfetto, non mi dai proprio un cazzo. Molto generoso come pescatore. Se i miei occhi non mi hanno ingannato, ho visto un Gyarados rosso. Io pensavo che i Gyarados fossero soltanto blu. Ti sbagli. Blu sono i Soak. Comunque, i Gyarados sono arrabbiati, non è un buon segno. Ok, quindi niente, andiamo da... Oh, ci squilla il Pokégear! È la mamma? Ciao Dark, come va? Ti ho comprato uno strumento utile? Qui vabbè. Niente, dobbiamo andare a ritirare il suo oggettino. Fantastico al Pokémarket. Finisce il super repellente, lo pigliamo al culo. No scherzo. Comunque di qua si dice che questo lago sia nato da lotte di Gyarados infuriati. Ci sarà un collegamento con i fatti di questo per caso? Eh? Boh 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 boh, non lo so. Comunque adesso cosa dovremmo fare? Usare Surf e farci un tuffo. Nope. Allora, Pokémon selvatico. Abbiamo a che fare contro un Magikarp! Mamma mia! Cioè, mi sconfiggerà di sicuro. Qualcosa di pazzesco. Ho pure paura. Comunque, dai un attimo. Tiriamo sto Repellent Max. Dove sta? Eccolo qua. Ok. Allora, dov'è sto Gyarados rosso? Eccolo qui. Grande zio. Allora, devo vedere se c'ho delle Pokéball. Siamo messi bene, eh? Ma non mi pare. Forse è meglio andarne a comprare qualcuna, perché sennò me lo piglio al culo io. Dai. Cioè, un Gyarados rosso, un Gyarados shiny. Cioè, non averlo con sé è proprio da sfigati. Sì. Dai un attimo, qui c'è la... Cioè, comunque in questa città non abbiamo un Pokémarket, quindi abbiamo sto...
sto tizio che vende, no, sto tizio che vende della roba. Compriamo Pokéball a manetta. No, scherzo, ne compriamo 20, se no i money se ne vanno. Finisce quel lungo periodo di ching ching bling bling. E niente, vai. Bicicletta, usati. Attivati, bicicletta. Allegria. Corri velocissimo, più forte della luce. Un attimo, attiviamo un altro repellente. Un super repellente. Ok, dai, sto per arrivare, Gyarados, non scappare via, eh. L'acqua ha un colore azzurro intenso. No, ma davvero? Ok, ecco Gyarados. Niente, parliamo. Gyarados, tipo parte la sfida, ok? Ok, ciao Gyarados. Gyarados livello 30, Shiny. Partiamo con Typhlosion. Niente. Attacco rapido. Non morire. Allora, un momento, non so se usare comete. Uso comete. Voi pensate che resista? Usiamo comete. Yeah. Resiste, resiste, Gyarados. Ok, non mi ammazza però, eh. Dai, un altro comete. Grande. Fantastico, Typhlosion muore. Clap, clap, clap. Oh, usiamo un altro Pokémon. Usiamo Stavio. Allora, improvvisamente sbuca fuori una Ultra Ball. Magari non c'è stato bisogno di comprare le altre Pokéball. 1, 2, 3, 4. Pietro al culo. Grande Gyarados, benvenuto nella più grande community italiana. Ma che cazzo? No, che cazzo sta di... Allora, Gyarados, Pokémon atroce, acqua volante. Appena appare, monta su tutte le furie. Non si placa finché non ha demolito qualsiasi cosa. Fare il distruttore. Monello! Monello! Non fare il distruttore. Oh, otteniamo una squama rossa. Cazzo serviva, un secondo. Squama rossa. Squama rossa. Dove sta? Squama rossa. Una squama del Gyarados rosso apparsa alla Godira. Rosseggia come una fiamma. Wow, una descrizione molto intensa. Andiamo a vedere cosa ci sta qui alla Godira, perché ci sono certi passaggi dove si trovano, dove è possibile trovare degli oggetti. Allora, intanto qui ce n'è uno. Ok, no, 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 l'albero. Otteniamo un flauto rosso. Usiamo Zerf. Ok. Di qua c'è niente, c'è qualcosa. Boh. L'effetto del repellente è finito. Fantastico. La cosa più fantastica è andare di nuovo nella borsa ad attivare il repellente. Perché ovviamente non siamo su Nero 2, Bianco 2 o X e Y. Quindi è una cosa alquanto stupenda. Molto, molto stupenda. Allora, un attimo. No, sto a sclera oggi. Non si sente, vero? No, 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 no. Allora, scavalchiamo alla tipo olio cuore. Cosa abbiamo di qua? Cosa ci riserva la natura? Ma che cazzo? C'è un pescatore. Non sono in forma, dipenderà dall'equipaggiamento. Lottiamo, vediamo se mi riprendo. Oh, riprenditi. Possiedi tre Pokémon. Beh, non puoi riprenderti con un Magikarp, in effetti. Usiamo Tuono Pugno. Via Magikarp. Oh, con un Gyarados è discutibile, dai. Tuono Pugno. Ma neanche, abbiamo Ampharos che ci para un pochino il culo. Usiamo Tuono Shock. E via Magikarp. Ok.
Quasi livello 35 per Ampharos. Mamma mia. Allora, un momento. Questi allenatori li abbiamo già battuti. E giù. Ho fatto una cazzata a scavalcare quella cosa. No, comunque troviamo Lens qui. Un secondo. Comunque lo si guardi, il Gyarados rosso ha qualcosa di sospetto. Possibile che qualcuno l'abbia costretto ad evolversi? Sei qui per quello che si dice in giro? Come? Ti chiami Dark? Io mi chiamo Lens, sono anch'io un allenatore. Sono qui per vedere se è vero ciò che ho sentito dire. Prima ho visto come lottavi, Dark. Posso dire che le tue capacità sono davvero eccezionali. Potresti aiutarmi nelle mie indagini? Ok, caro Lens. Eccellente. Pare che i Magikarp del lago siano costretti ad evolversi. La causa sembra essere uno strano programma radio proveniente da Mogania. Ti aspetterò là, Dark. Ok, praticamente ci aspetta qui a Mogania. In basso, nella città precedente. Però prima di andare da Lens, andiamo un attimo a recuperare questi oggetti, perché ricordo che ce n'era qualcuno da quella parte. Che due palle, madonna mia. Tiriamo il repellente una travolta. No, aspetta, ma io ho il repellente max? Ma io sono un paxo. Cioè, non l'ho attivato prima. Fantastico. Non possiamo passare. È dall'altra parte. Madonna mia. Si può sapere da dove devo andare? Che casino. No, dai. No, perché? Aspettate un attimo, va. No, mi sono rotto le palle. Usiamo volo, dai. Magari riprendiamo dopo questi oggetti. Ritorniamo a Mogania. Ok. Andiamo with Lens. Vediamo che sta facendo. Un momento, andiamo a curare il team. Cioè, come vi avevo spiegato nella remota, anzi remotissima parte di Pokémon Soul Silver, qui a Mogania abbiamo una stazione radio del team Rocket. Adesso devo regolarmi anche con i team. È un casino. Comunque, niente, il Team Rocket ha una stazione radio qui dentro questo negozio di ricordini. Praticamente, guardate, cioè non è per niente sospetto quel pino, eh. No, per niente. Comunque, Lens, Dragonite, iperraggio! Cazzo succede? Ci hai messo un bel po', Dark? Come pensavo, da qui partono onde elettromagnetiche anomale. Praticamente spostando sto coso. La scala si trova proprio qui. Opla! Ta-da! Dark, è meglio se ci separiamo per cercare qua dentro. Io vado avanti. Ok? Goodbye. Quindi, niente, noi siamo prontissimi per andare ad esplorare questo covo del Team Rocket. Innanzitutto abbiamo questi cosi qua. Questi Persian. Che ci segnalano il nostro arrivo. Allarme, ci sono degli intrusi. Non l'avrei mai detto. Ok, recluta del Team Rocket, mette in campo Drows. Usiamo ruota fuoco. Diciamo che ne batteremo una piccola parte di queste reclute, dai. Ci arriviamo. Ruota fuoco. Ok. Ci siamo? Sì, alla grande. Quindi, è il mio turno, non hai scampo? No, ne arriva un'altra. Che palle. Oh, mette Zubat. Ruota fuoco. Ok, prossima scelta sarà Grimer. Lottiamo sempre con Typhlosion usando ruota fuoco. Via Grimer. Prossima scelta sarà Rattata.
Mettiamo Stario. Dobbiamo fare anche un bel po' di allenamenti con lui, eh. Sì. Usiamo Surf. Ok. Via Rattata. Beh, mi sa che è il posto giusto per allenarlo, eh. Ok, non ne arrivano più. Perfetto. Dovremmo evitare in qualche modo sti Persian. Però mi sembra un po' difficile la cosa. Ok, da tanto qui dentro il repellente non ci serve. Allora, un momento. Di qua abbiamo... Che abbiamo? Uno scienziato, che è? Boh. Un tempo questo era un covo ninja. Ci sono molte trappole per gli intrusi come te. Ok. Callisto scienziato. Metto in capo Magnemite. Guarda, è proprio la scelta adatta. Sento puzza di magneti bruciati. Guarda, Magnemite per un'altra volta. Usiamo lava sbuffo. Via, anche brutto colpo, eh. Un altro Magnemite. Cioè, perché poi alla fine non mi conviene cambiare Pokémon. Ok. Via Magnemite. Ce l'abbiamo fatta? Sì. Bene. Prendiamo questo strumento e troviamo una super guardia. Allora, da quelle parti ci sono tante altre cosucce. Non so se continuare da questa parte, sapete? Sì, io continuo, dai. Niente, sera attiva. Buonasera. Allarme, ci sono degli intrusi. Mette in campo Drowse. Un altro Drowse. Ruotafuoco. Avete tutti i Pokémon una merda, mamma mia. Zubat. Dai, ormai faccio salire Typhlosion al 37. Boom. 37 Typhlosion. Ok. Battiamo la recluta. Ne abbiamo un'altra. Recluta del Team Rocket. Zubat, eh. Fanno tutti pena sti Pokémon. Grimer. Mettiamo Stario, dai. Cazzo, devo allenare anche Pidgeotto. Vai con Surf. Grimer usa minimizzato. Usiamo pistola acqua. Via Grimer. Ok, livello 21 Stario. Prossima scelta sarà Rattata. Mettiamo Pidgeotto. Che poi Pidgeotto sa il 24. Devo farlo salire un bel po' di livelli per farlo evolvere in Pidgeot. Comunque dai con volo. Con volo va KO. 25 Pidgeotto. Niente. Possiamo andare avanti. Troviamo un'iperpozione. Poi da questa parte ci sta un altro sistemino per farci sgamare dalle reclute. Comunque ragazzi, per questo episodio penso che può bastare. Sì, per oggi può bastare. Non so quanti minuti abbiamo registrato, però comunque tutti gli altri episodi saranno di una durata minima di 20 minuti, 25 minuti circa, come vi ho detto all'inizio del video. E niente, quindi il vostro DepokeDark97 vi saluta e ci si becca in un'altra parte di Pokémon Soul Silver. Ciao belli!